Ci siamo? Posso ancora? Basta! Ok. Allora, tutti seduti, stanno arrivando tutti. Io, Massimo, arrivo fino a qui. Vai, gli ultimi che stanno arrivando. Prova a chiamare. Facciamo una prova della Bologna. Quello la facciamo dopo. L'unica cosa mi sta sul cazzo sto cosa. Comunque guarda che ti vedono bene. Oh oh! Ciao! Bene! Mancano le ragazze dell'Alma. Mancano perché? Le pallavolo. Dov'è la pallavolo dell'Alma? La pallavolo dell'Alma c'è? Non ancora. Solo i maschi. Vai veloci, vi aspettiamo voi in fondo, dai! Vai, di corsa! Vai, veloci, gli ultimi in fondo, dai, che vi stiamo aspettando! Ecco! Minchia, il delirio oggi, tanta gente. Chi è Fabio? Giulietta, stiamo aspettando. Vabbè, dai. Che va lenta come. Giulietta, dai! Cosa dici? No, c'è noi che mi ha sbagliato con i tempi. Sì, è una vaffanculo. Mi frega un cazzo a me. Sta arrivando? Ma quanto ci mette a arrivare? No, la rotondola. Eh? Ci mette 5 minuti e c'è. Ah dai, allora aspettiamo. Intanto facciamo un po' i carichi. Carica un po' le squadre. Sì, esatto. Ok, ci siamo! Benvenuti allo Sport Day Campus 2022, quinta edizione. Farei un bel applauso veramente a tutti voi. Siamo 270 da tutta Italia, siamo tantissimi da tutti i campus. E cominciamo dai campus di Torino, Berlini, dov'è? E andiamo verso Campus Milano Lambrate! Milano Città Studi! Milano Turro! E poi andiamo verso Bologna, Bologna Alma Mater! Bologna San Felice! Bologna, Bologna! Andiamo un po' sempre più a sud verso Campus Roma! E adesso un salto verso Campus Catania! E dulcis in fondo i più belli, Campus Palermo! Grandissimi! Complimenti innanzitutto a chi questo periodo è stato in giro per l'Italia a vedere teatri, Siracusa, bravissimi che siete ancora, che siete qui nonostante tutto. Bravi! Allora, ci siamo! Innanzitutto siamo contentissimi di poter riprendere questa tradizione che quest'anno fa il quinto anno della sua appunto edizione e veramente ritornare a fare sport tutti insieme è una cosa stupenda, bellissima, lo vedete, abbiamo la possibilità oggi di metterci in gioco, tutti voi avete la possibilità di mettervi in gioco avendo quello spirito d'appartenenza prima di tutto alla vostra residenza, perché avete fatto dei loghi bellissimi, innanzitutto complimenti per tutti i loghi che avete nelle magliette. Veramente bravi, vi siete impegnati, bellissimi.
E poi lo spirito d'appartenenza è quello che è la community al Network Campus, che ci unisce da nord a sud senza veramente problemi e in maniera continua tutto l'anno, per cui è un bel applauso anche per questo. Allora, sarà una giornata lunghissima, complicatissima, ma nella quale ci divertiremo un casino. Qui ci saranno i campi di calcio a 7, come vedete, poi ci saranno i campi da pallavolo e da basket all'interno e il campo da calcio femminile. E quest'anno, qui al calcio a 5 qua vicino, poi dopo lo vedrete, e quest'anno per la prima volta abbiamo la prima edizione del torneo di scacchi. Quindi un applauso. Il torneo di scacchi che lo faremo all'angolo sulla destra, e per cui se volete andare a sbirciare potete assolutamente farlo. Dove sono i quattro finalisti di scacchi? Non ci sono, va bene, allora gioco io. Ok, allora si stanno riscaldando, ah ok, stanno muovendo le pedine. Allora è arrivato il momento tanto agognato del sorteggio, ok? Per cui attenzione, attenzione, sorteggeremo prima calcio a 7, poi pallavolo, poi basket, calcio a 7, tre gironi da 3. Per il sorteggio abbiamo qui Fabio Pesaresi. Ascolta, il tabellone del calcio è per forza là, perché è già attaccato. Io scrivo e poi se vogliono vengo a vedere. Allora, volevo far fare un saluto ovviamente a Fabio. Ecco. Vai. Ciao, ciao a tutti, benvenuti a Bologna. Ciao. Ciao Nicolò. Dico solo una cosa prima di iniziare, solo una cosa, molto rapida, che mi piacerebbe tutti ascoltaste. È bello essere qua oggi, se pensiamo agli ultimi due anni passati, in qualunque tipo di circostanza, non è scontato oggi essere qui, poter esserci ancora, poter festeggiare in questo modo tutti quanti insieme. E quindi come unica cosa che mi sento di dire è che sia veramente una grande festa per tutti. E un grande grazie a tutti quelli che hanno preparato questa giornata. Un applauso a tutti quanti. Se voglio farlo in sorteggio. Facciamo insieme? Insieme? Lo faccio io. Okay, allora, bene, ci siamo. Iniziamo con il sorteggio del calcio a 7. 9 squadre. Allora, 9 squadre, Quindi tre gironi da 3. Ahimè, l'ultima delle terze classificate verrà eliminata. Allora, primo girone? Calcio a 7. Allora, dividiamo i gironi. Quindi la prima andrà nel girone A, la seconda estratta andrà nel girone B e la terza nel girone C. Girone A? Giacomo, dove sei? Giacomo con il pennarello, Giacomo, ecco. Eccolo! Un applauso! No, il pennarello adesso spia là. Oh. Dopo ve lo diciamo. La girone A, Roma. Roma, girone A, bene. Adesso la prima del girone B. Sì. Girone B. Allora, prima estratta il girone B. Girone B o Bologna. Bologna, bene. Bologna. Vieni più qua, Fabio, che così li urli tu. Perché non ci arrivo con il microfono. Bologna. Oh. Girone C, Città Studi. Città Studi, girone C. Dov'è Città Studi? Oh. già seduti, perché sono abituati, ma... Sei ritirato da Città Studi? Allora, vai. Cosa vuoi dire? Vai. Allora, girone con Roma. Con Roma, girone A. San Felice, ottimo. Sono tutti agitatissimi, tanto non mi conoscete tra di voi, quindi. Allora, girone B con Bononia, Lambrate, bene. Girone C con
Conchita Studi, Alma Mater! Alma Mater, ottimo! Allora, con Roma e San Felice. Si chiude il girone A, eh? Girone A con Roma e San Felice, giusto? Sì. C'è Bernini! Bernini Torino, ottimo! Poi, girone B, Bononia, Lambrate e Catania! Catania! Dov'è Catania? Dov'è Catania? Oh. Dov'è? Ah, eccoli, eccoli, eccoli. Oh. Allora, è il girone C, scontato. Città Studi, Alma Mater. Città Studi, derby! Vedremo se veramente a Milano c'è solo CS. Turro! Turro! Ok, allora abbiamo i gironi. Girone A, Roma, San Felice, Bernini. Girone B, Bononia, Lambrate, Catania. Girone C, Città Studi, Alma Mater, Turro. Allora, i gironi dopo le partite. No, non andate via, rimanete là. Le partite saranno il girone A, questo campo, girone B, questo campo, girone C, l'ultimo campo in fondo. Ora sorteggiamo basket. Basket, tu, dico, basket. Un applauso per i basketari. Due gironi da tre. Allora, girone A, girone A. Lambrate! Lambrate, attenzione! Vabbè. Sì. Girone B, Torino! Vai Torino, ottimo! Girone A con Lambrate, Roma! Roma, ottimo! Girone B con Torino. Con Torino, Turro! Turro con Torino. Girone A. Lambrate. Con Lambrate. Ragazzi, dovete stare attenti. Con Lambrate, Roma, Bononia. Ottimo. Lucio. E quindi girone B, attenzione, girone B, Torino, Turro e Alma Mater. Ottimo. Allora, ricapitolando, girone A, Lambrate, Roma, Bononia, girone B, Torino, Turro, Alma Mater. Allora, basket giocherà nel campo da basket in fondo all'interno del palazzetto. Mi raccomando, ci sarà una partita a testa, poi passeranno le prime due. Ragazzi, non andate via, mi raccomando, perché poi facciamo la foto, ok? Dai. Ottimo. Allora, pallavolo quest'anno supera tutti gli sport con 10 squadre, quindi attenzione. Pallavolo, vieni qua. Giacomo, che non ci arriva la microfono. Girone A. Stavo per fare il danno. Girone. Quanti sono? Due. Girone B, Bononia. Pallavolo. Sono. Girone A, Turro. Con Catania. Girone B con Bononia, Città Studi. Saluta il nostro staff e la diretta industriale. Ecco l'arbitro. Girone A con Catania e Turro San Felice. Mamma mia, che mortorio, ragazzi, un po' di più, dai! San Felice! Oh, fischietto e cartellino. Allora, girone B con Bononia e Città Studi, Palermo! Oh, questo è lo spirito giusto, veramente. Guarda che disgraziato. Allora, no, lascia, vai. Girone A con Catania, Turro e San Felice, Torino. Ottimo. Girone B, Bononia, Città Studi,
Palermo e derby bolognese con Alma Mater. Bellissimo. Ultima dei gironi, ma solo in ordine di estrazione. Girone A, Catania, Turro, San Felice, Torino, Roma. Girone B, Bononia, Città Studi, Palermo, Alma Mater e Lambrate. Allora, un grande applauso per questi sorteggi. Bomber. Allora, benone ragazzi, allora ci vediamo adesso tutti in mezzo al campo per fare una bella foto tutti insieme, per cui chi è lontano durante la giornata io voglio fare un applauso a Plus Radio che vi tempesterà di interviste, farà delle dirette, per cui grazie molte veramente alla presenza di Plus Radio. Ora andiamo verso il centro del campo. Vai lontano. Ma che me ne frega? Guarda, mi viene sasmario, ma che me ne frega? C'è quello tuo, dai dai tutti veloci entro, poi durante ti diamo una prolunga dopo, grazie, dopo non mi serve più adesso, ci siamo dopo. Allora durante le competizioni faremo anche delle foto, quindi tutte le squadre avranno la possibilità di farsi la propria foto, ok? Bene, allora ci siamo, vai, tutti in mezzo al campo, seduti, tutti anche seduti, dai, seduti, un po' in piedi, facciamo più linee. Sì, sì, dai, io vengo alla fine che così do indicazioni. Vai, giratevi verso gli spalti, dai ragazzi, veloci, che così iniziamo. Sennò... Stiamo guardando tutti gli spalti. Vai, aspettate, che arrivo anche. Andre, ci manco un centro. Vai, vai, giù, tutto in terra. E Nico Giambo. Dai, dai, giù. Dai. Aspetta. Dai. Cavoli loro, dai. Ah, rimettiti giù. Ragazzi, se si perde i momenti migliori. Yeah!
Hai fatto anche la foto? Ok ragazzi, allora in bocca al lupo a tutti, potete dividervi nei vari campi, in ogni campo troverete l'arbitro e con lui inizierete appunto il campionato. Va bene, devo... ci vediamo dopo. Ci devono dare dei documenti? Sì. Sì? Eh? Ci devono dare dei documenti per no, le partite note, roba. No. Per elenchi di giocatori, niente? Punto, niente? Poco. 10 minuti. Sì, ma adesso sì, dopo no. Ok, tanto per le vostre, per i vostri campus. Stato tranquillo, non so come inizia. Cazzo, sai cosa? Sì, non ragazzi. No, adesso lo facciamo. Sì, sì, lo scriviamo. Allora, nei cartelloni potrete trovare tutti gli ordini delle varie partite, quindi sarà tutto schematico, ok? Molto semplice. Basket. Sì, sì. Basket, Lambrate contro Roma. Adesso stiamo facendo il calendario. Allora, una volta eliminati, fate subito la doccia, ok? Spero per voi il più tardi possibile. L'ho gufata.